Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi a Barcellona, alla Motor Show Yamaha, ci sarà la presentazione della nuova Yamaha Tenere 700. Come molti di voi sanno, il mondo dell'enduro a me affascina tantissimo, tant'è che dai 16 ai 18 anni ho fatto principalmente enduro. Ora, per via di qualche dolorino al polso, ho abbandonato e faccio principalmente giri in strada, e infatti i video che vedete sono in strada. Però questo mondo mi continua ad affascinare molto e tuttora sto pensando da qualche mese di acquistare una seconda moto da enduro, un enduro stradale, e proprio questo segmento qui mi affascina tantissimo. Fra un quarto d'ora circa ci sarà la presentazione e noi ci andremo, vedremo se ci sarà qualcosa di interessante, però prima ci tenevo a fare un po' una cronostoria della Tenere. Le radici della Tenere risalgono al 1976, quando fu presentata la prima Yamaha XT500, un 500 monocilindrico raffreddato ad aria che è riuscito a vincere il primo anno, se non ricordo male, la Parigi-Dakar. Una moto in continua evoluzione, e per la prima volta nel 1983 l'XT600Z prende il nome di Tenere. Da qui ci sono un'escalation di successi per quanto riguarda tutte le competizioni della Parigi-Dakar, e l'evoluzione continua, esce anche il modello Super Tenere nel 1989, il primo bicilindrico 750 in linea, che riuscì a vincere addirittura 6 Parigi-Dakar consecutive. Inoltre c'è anche il test ride sul mio canale, c'è anche la versione 1200 che viene prodotta dal 2010, se non ricordo male, la versione Super Tenere. Quindi in un certo senso la Super Tenere 750 ha ceduto il posto alla 1200, mentre il 660 adesso lo sta cedendo al 700. E adesso andiamo alla Motor Show di Barcellona e vediamo cosa ci sarà di interessante. Entrando nella concessionaria resto subito ammaliato dal primo Tenere, L'XT600Z del 1983 di cui vi ho appena parlato. Un'emozione vedere una moto storica, una moto da enduro, da deserto, restaurato a nuovo e alla fine nelle linee così ancora attuale. Per me, amante delle moto, è davvero un piacere per gli occhi e il cuore, ed è davvero incredibile pensare che circa 35 anni fa questa era una delle moto, se non la moto, più competitiva da enduro. Una sorpresa trovare anche la Super Tenere 750, questa tenuta meno da salotto e con addosso ancora i segni del tempo. E deve far riflettere il fatto che la Yamaha non ha chiamato la nuova Tenere 700 Super Tenere. Appena tolto il telo dalla nuova Tenere 700, infatti ho pensato che paradossalmente questa Tenere 700 si avvicina di più alla vecchia XT monocilindrica che al Super Tenere bicilindrico. La sensazione è che sia una moto davvero leggera e agile. Ora, come sempre, trovate la scheda tecnica in descrizione. Io non vi parlerò di dati e informazioni nello specifico, ma vi dirò cosa ne penso. La moto, vista da vicino, mi è piaciuta tantissimo. La preferisco di gran lunga alla 1200 e la sceglierei se dovessi fare un viaggio lungo all'insegna dell'avventura, cosa che spero di fare presto. Rispetto alla 1200 pesa circa 90 kg in meno, quindi in caso di caduta è possibile riuscire ad alzare la moto senza aiuto di nessuno. Il chip I2, che è montato anche sulla 07, sulla Tracer 700 e sull'XR 700, si è dimostrato in questi 4-5 anni un ottimo motore, ma si dovrà vedere come si comporterà in off-road. Il serbatoio è da 16 litri e soprattutto i cerchi sono 21 all'anteriore e 18 al posteriore, che accoppiati a forcelle e mono completamente regolabili anche da remoto con dei semplici cacciavite e chiave è davvero un plus importantissimo. Sono davvero curioso di provarla. Nel frattempo credo proprio che spenderò qualche ora in più su subito.it nel cercare una delle sue antenate. Spero
questo video vi sia piaciuto. La mia idea era quella di provare a raccontare un po' la storia della Teneré approfittando della presentazione della nuova Yamaha Teneré 700. Questo, come vedete, è un video infrasettimanale. Sabato uscirà il motovlog. Devo dire che ero andato alla presentazione semplicemente per la curiosità di vedere questa nuova moto, però ecco, adesso a caldo, ancora un po' a caldo, devo dire che sono rimasto colpito, perché comunque c'è dentro di me questo spirito di avventura, di viaggi estremi. Quando ero più giovane, ecco, con la mia Husqvarna 125, magari mi spingevo, anche se vicino casa, in avventure veramente incredibili. Capitava spesso di attraversare il fiume in inverno con l'acqua molto alta, di andare in posti sperduti in montagna, e quello spirito di avventura davvero mi manca molto nei miei giri in strada. Sono due modi di vivere la moto completamente diversi. Inoltre, alla presentazione della Yamaha Teneré 700 è stato invitato anche Ottavio Patanè, che, se non lo conoscete, lo dovreste veramente conoscere. È un ragazzo che con la sua Honda Transalp, ma anche con altre moto, ha fatto viaggi davvero significativi, tra cui l'ultimo dalla Sicilia alla Mongolia, tutto in solitaria, vivendo e attraversando gli imprevisti che si rivelano lungo la strada e cavandosela veramente da soli, senza nessuna troupe, diciamo, sulle spalle. E insieme a Enrico Munafò, che è un altro mio, diciamo, compaesano, abita a Castelreale, che ha anche inoltre fondato un piccolo museo della moto che spero di farvi vedere presto, hanno fondato una scuola di moto viaggiatori. Per intenderci, non è una scuola dove si insegna ad andare in moto, ma è una scuola dove si insegna a viaggiare, non a fare turismo, proprio a viaggiare, cioè a partire alla ricerca di un viaggio, di un'avventura, anche di se stessi, possiamo dire. Insegnano in un certo senso i trucchi sia per risparmiare sia a cavarsela, perché a volte vi assicuro che non è semplice. Io nel mio piccolo, come avete visto sul canale, sono rimasto a piedi a 600 km da casa con la mia vecchia Honda Hornet, e devo dire che in quel momento, nonostante io fossi comunque relativamente vicino a casa, lo sconforto comunque potrebbe anche arrivare. Io ero, tra virgolette, preparato all'imprevisto, però magari non è da tutti affrontare un guasto del proprio veicolo e trovarsi veramente in mezzo alla strada, letteralmente. Comunque, mi sono dilungato anche troppo, spero di comunque portarvi altri video con i due ragazzotti che vi ho appena citato, perché mi piace tantissimo raccontare e rivivere le storie passate da gente che ha molte più esperienze di me, e spero un giorno di poter avere anch'io un bagaglio di esperienze come ce l'hanno loro. È una delle motivazioni che mi spinge ancora oggi a pubblicare video su YouTube, oltre che per raccontare un po' quelli che sono i miei giri, anche perché spero che un giorno riuscirò a fare un vero e proprio viaggio, una vera e propria avventura in sella ad una moto, qualunque essa sia. Non so se sarà la 09, quindi un viaggio prettamente stradale, o se sarà appunto un'endurona da deserto e farò un viaggio misto. È incredibile. Niente ragazzi, quindi ci vediamo sabato col motovlog. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, anche se per supportare il canale. Seguitemi su Instagram, trovate tutti i link in descrizione. E noi quindi ci vediamo sabato nel prossimo video. Ciao!